Forza Italia presenta una proposta di legge sulle edicole 2.0. Sì, assolutamente. Oggi noi presentiamo una proposta di legge molto interessante per tutelare e sostenere le edicole e le librerie che stanno attraversando un momento di grave crisi, il mercato è a picco. Nel giro di qualche anno sono state chiuse circa 200 edicole in Sardegna, quindi 200 famiglie che verosimilmente hanno perso l'unico reddito. Ecco perché è necessario reagire. Oggi il web imperversa, oggi il cinema annichilisce i cittadini che non leggono più, oggi non c'è più la possibilità per queste edicole, per queste librerie, se continuano a rimanere in questo stato di torpore, di risollevarsi. Ecco perché noi riteniamo di dover sostenere questi produttori di carta stampata, venditori di carta stampata e di libri. Per realizzare l'edicola libreria 2.0 è necessario innovare sotto il profilo tecnologico, sotto il profilo dei progetti. Ecco che quindi le librerie e soprattutto le edicole devono offrire wifi, devono essere un centro di aggregazione. Sono importantissime queste librerie e queste edicole perché comunque consentono ai cittadini di informarsi, di accedere all'informazione libera e fanno crescere il pluralismo. Forza Italia quindi sta al fianco delle edicole e delle librerie.